Celebrato il 4 novembre l'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, con la cerimonia organizzata dalla prefettura, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia di Crotone. L'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e completare così il processo di unificazione nazionale. La memoria, quelle che sono le tradizioni delle forze armate e ricordo dell'impegno profuso da questi uomini, da questi militari nella difesa della democrazia. E grazie a loro, e oggi mai come oggi, possiamo dire che possiamo godere di questa nostra realtà fatta di libertà, di diritti, e l'impegno delle forze armate in questo è un ruolo ha avuto nel corso della storia un valore straordinario. La celebrazione nacque per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria. Per noi appartenenti all'aeronautica militare e alle forze armate in generale, questa giornata rappresenta l'apice della memoria in onore dei caduti in guerra. Ricordiamo l'entrata in vigore il 4 novembre del 1918 dell'armistizio di Villa Giusti, siglato il giorno precedente, ma ancora di più la gloria e l'onore in memoria dei caduti di tutte le guerre si eleva nel ricordo toccante e nostalgico di tutti quei ragazzi che appena diciottenni persero la vita durante il primo conflitto mondiale. Quindi oggi le forze armate sono unite per ricordare tutti i caduti in guerra e per far sentire la loro presenza nel territorio in coesione con le istituzioni e tutta la società. Nella cerimonia in piazza Umberto I, dove sorge l'altare dei caduti, l'alzabandiera e poi la deposizione della corona d'alloro da parte del prefetto, del vicepresidente della provincia di Crotone Fabio Manica e del vice sindaco Sandro Cretella. Una giornata importantissima perché si celebra l'operato, l'attività di tanti anni delle nostre forze armate, ma in questo momento voglio invece che saluto le forze armate, gli uomini e le donne, le loro famiglie. Ma in questo momento io penso che invece bisogni parlare di pace. Di pace in questo momento dove ben due conflitti gravi stanno interessando la nostra Europa. C'è un forte desiderio di pace. Il Papa non fa altro che dire che è necessario trovare una soluzione per tante vittime e per tante persone che soffrono. Il mio pensiero va a tutti coloro che comunque sono impegnati, anche le nostre forze dell'ordine, i nostri militari, per la salvaguardia dell'incolumità e della pace di queste persone. Un pensiero a coloro che soffrono. Alza bandiera! Vice sindaco della città di Crotone e dal comandante della capitaneria di porto procede.